Ci dice il suo nome per la registrazione? Fabrizio Mattei. Bene, è stato chiesto il suo esame. Come sa, lei in qualità di imputato ha facoltà di non rispondere a domande. Vuole rispondere o preferisce Sì, di no? intendo rispondere. Vuole rispondere, bene. Era stato chiesto anche dal pubblico ministero l'esame, se non ricordo male. Sì, Presidente. Beh, allora, il pubblico ministero, se vuole iniziare. Presidente, posso rimanere seduto perché devo Sì, controllare certo. anche al computer, Certo, grazie. vale per tutti. Allora, signor Mattei, buongiorno. E allora, intanto le chiedo, quando ha iniziato a lavorare presso la squadra mobile di Palermo? Sono arrivato a Palermo, e precisamente alla squadra mobile di Palermo, nel 1981. Sono stato assegnato inizialmente alla scorta del dottore Falcone. Nel marzo 82 sono stato assegnato nella sezione del dottore Cassà e sono rimasto onorato di questa partecipazione insieme al dottore Cassà anche quando è diventato vice dirigente. Sono sempre stato con lui, sempre. Poi nell'87 ho frequentato il secondo corso sovrintendente e sono tornato subito alla squadra mobile. Nel 90 sono stato trasferito alla sezione omicidi e nel giugno del 1995 sono stato trasferito alla sezione PG della Procura di Palermo, dove sono rimasto fino a settembre del 2018, quando sono andato in pensione con il grado di sostituto commissario. Grado, vorrei precisarlo, conseguito insieme ad altri 300-400 frequentatori del secondo corso sovrintendente, perché è conseguito con una normale progressione di carriera. Anzi, qualcuno ha vinto concorsi ed è passato pure funzionario, Questo. io no. Vabbè. Allora, senta, nell'ambito della squadra mobile, lei quando è che entra in contatto con il dottor Rababela? Quando è diventato dirigente della squadra mobile di Palermo. Ma contatto, entro in contatto è un termine un poco. Funzionale, diciamo, in relazione all'ufficio che lei svolgeva. Ah, ecco, ora ci siamo. Quando è diventato dirigente della squadra mobile di Palermo? Quindi siamo nel 1987? 87, 88, non ricordo preciso, non mi ricordo se già c'era lui quando sono arrivato io dal corso sovrintendenti, non mi ricordo se già c'era lui. Quindi alla sezione omicidi in quel tempo? Dal 90 già c'era il dottore Savina, per cui già c'era il dottore Savina come Come dirigente dirigente della sezione della omicidi? sezione omicidi, sì. Ok. Senta, si è occupato nel corso di quel periodo, in particolare di quali fatti delittuosi connessi all'attività di Cosa Nostra, all'attività mafiosa? Lei con questa domanda, io dall'82 mi occupavo di fatti commessi dall'attività delittuosa Sì, mafiosa. Dovrebbe essere proprio. da quando arriva il dottore Loberbe a dirigere la squadra mobile. Se ci sono episodi che ricorda, non è che dobbiamo fare oggetto dell'esame, era semplicemente se così ricorda i principali episodi di cui ha avuto la moda di occuparsi in quel periodo, tra l'88 e il 91, diciamo, prima delle Guardi, stragi. prima delle stragi, lei tenga conto che io sono arrivato nell'87 e ho fatto il secondo corso sovrintendente. Arrivato lì, prima ero un agente, per cui ero a seguito di altre squadre, poi sovrintendente, ma varie sono state. Ora, Va bene, andiamo avanti, se non c'è nulla di particolare sì, che deve niente ricordare. Ecco, in relazione alle stragi, cominciamo a partire quindi dal 92, dal maggio 92. Lei viene inserito nel gruppo stragi, nel gruppo che si occupa specificamente della prima e poi della seconda strage? Io sono entrato nel gruppo Falcone Borsellino e più precisamente nel gruppo Falcone, nella squadra dell'ispettore Ricerca, nel dicembre del 1992. Sono rimasto nel gruppo fino a giugno 1995, quando sono stato trasferito alla sezione PG della Procura di Palermo. Per cui solo dal dicembre 92 io sono entrato nel gruppo Falcone. Ho capito. E dal dicembre 92 si occupa di una, dell'altra strage o di entrambe? Come? Solo della strage di Capaci. Solo della strage di Capaci. Sì. Scusi, il gruppo che si svolgeva, diciamo, le attività su Capaci, faceva capo a chi come funzionario? Allora, il
i funzionari, chi comandava, io francamente non posso essere preciso, perché c'è una catena di comando. Il mio referente è sempre stato l'ispettore ricerca. Io mi relazionavo con l'ispettore ricerca si relazionava con i funzionari. Questa è una domanda che potrebbe essere fatta all'ispettore ricerca. Io con lui ero nella squadra sua, lui andava, parlava, prendeva disposizioni e poi veniva da me, se dove vai qui, vai là, fai questo. Io da lei aveva un ruolo, compiti particolari nell'ambito di questa squadra investigativa? Cioè era preposto a particolari tipi di accertamenti? No, no. Ho fatto accertamenti finanziari, abbiamo fatto sviluppo tabulati, abbiamo fatto quello che c'era. Quindi non era, diciamo, a tutto campo, dico, non c'era... A tutto campo, non c'era nessuna specializzazione. Ok. E allora le chiedo quando e come lei inizia ad occuparsi della strage di Via D'Amelio. Io non mi sono mai occupato della strage di Via D'Amelio, mai e poi mai. E scusate, sono nel fuori di servizio, sono sul gruppo Falcone. I colleghi che hanno fatto le stragi, che si sono occupate delle indagini, sono segnate sui fogli, sono quelli, e non mi hanno mai, non ho mai coadiuvato con loro. Non ho mai conosciuto i collaboratori, che non sanno chi sono, non sanno il mio nome. Non sono mai andato a Caltanissetta dai magistrati, io sempre a Palermo sono stato. Per loro era un nome sconosciuto, insignificante, è stato detto. Mi scusi. Mi dica. Ce lo devo spiegare comunque, perché se la troviamo all'Adre in alcuni interrogatori di Scarantino nel 94, evidentemente Scarantino con Capaci non c'entra nulla. Quindi, il gruppo era stato ridimensionato. Scarantino come viene, diciamo, attratto? Il gruppo era composto inizialmente da molte persone. Via via nel tempo si è ridotto. In più, alcuni colleghi erano pure andati via perché stavano facendo il corso da sovrintendente, che sono tornati successivamente. Si era ristretto. Per questo motivo bisognava dare una mano a tutti, ovviamente, non potevano occuparsi soltanto quelli della strage, siccome era un servizio assolutamente di scorta, assolutamente marginale, perché non aveva nessuna refluenza con le indagini, bisognava solo fare una scorta. Scusi, lei dice il servizio di piantanamento, scorta, poi ne parliamo di San Bartolomeo. Prima di San Bartolomeo, e comunque sia, ai tempi in cui inizia, diciamo, la presenza, in tempi in cui Scarantino viene inviato a San Bartolomeo, lei partecipa ad alcuni interrogatori di Scarantino. Quindi, prima di San Bartolomeo? No, nel periodo non è solamente quindi attività di piantonamento e scorta, però dico, viene coinvolto anche nella fase degli interrogatori. Quindi di regola sappiamo che chi partecipa agli interrogatori è in qualche modo, partecipa in quanto mi faccia finire la domanda poi le risponde, in qualche modo coinvolto, perché altrimenti su questioni delicate non vengono inseriti soggetti, personaggi che sono assolutamente estranei, altrimenti la loro presenza nell'ambito interrogatorio sarebbe del tutto superflua. Presidente, credo che sia questa una valutazione. Sì, è una valutazione. Forse se chiediamo il perché del tuo coinvolgimento all'interrogatorio è una domanda oggettiva. Sì, la domanda era questa, siccome mi sembra il caso di insistere, perché non è così che non ha risposto, l'ha fatto finire la domanda. La domanda è stata fatta, può rispondere. Sono stato verbalizzante in questi interrogatori solo perché ero di turno a San Bartolomeo. Il fatto di partecipare, guardi che io ho partecipato, ho verbalizzato a tanti verbali di cui non sapevo nulla delle indagini. Aiutare il PM per qualsiasi motivo, perché si stava lì, non era una cosa tanto rara. Si andava per qualsiasi... Io stavo pure alla sezione PG, capitava spesso che chiamavano perché volevano aiuto. È una cosa, mi pare normale, non vedo cosa ci sia di è una cosa che è capitata, ce n'ho altri di verbali, ma no, al di fuori di questa vicenda, pure prima. Lei dice, ero mera presenza, non avevo nessuna utilità, diciamo, funzionale alle indagini in corso. Sì. E questa sua presenza a San Bartolomeo viene giustificata come? Cioè, perché la squadra mobile decide, cioè il funzionario, il responsabile decide di inserirla in questo gruppo di persone che vengono mandate in trasferta a San Bartolomeo? Il perché il funzionario inserisce a me, bisognerebbe chiederlo al funzionario. No, dico, vedo, perché, lei ci ha passato anche il periodo di dicembre, di Natale, quindi voglio dire, immagino che non sarà stato piacevole stare nel periodo di Natale a San Bartolomeo. Quindi c'era lei che era nel gruppo
nel gruppo che svolgeva le indagini su Capaci, viene insieme ad altri, naturalmente, preso e portato a San Bartolomeo per fronteggiare questa situazione. C'erano altre persone insieme a lei che non facevano parte di questo gruppo e che sono state, diciamo, precettate? Ripeto, perché già lo stavo dicendo prima, il gruppo eravamo composti da, forse sono passati 120 persone all'interno del gruppo, era composto da un numero di persone. Con l'andare avanti nel tempo il gruppo si è sempre più ristretto, e addirittura in quel periodo, perché poi sono arrivate nel... ci siamo come mesi, sono arrivate poi a marzo, dopo marzo, erano pure partite persone per fare il corso del sovrintendente. Il gruppo si era ridotto notevolmente, per cui si era dovuto per forza ricorrere a qualsiasi componente del gruppo, perché non c'ero solo io del gruppo Falcone, c'era il gruppo segreteria, c'era il gruppo informatica, c'erano colleghi della squadra mobile, colleghi dei commissariati, si era fatto ricorso a tutti perché non ce la facevamo a coprire tutti i servizi che bisognava fare. Questo è il motivo, ma assolutamente. Allora, con quali compiti esattamente, quali compiti sono demandati a San Bartolomeo? Noi avevamo compiti di scorta alla famiglia, alla moglie e ai bambini, quando dovevano andare a fare spese, quando dovevano andare a scuola, e avevamo il compito della scorta quando il Scarantino aveva impegni in altre città, che era Genova, perché io a Roma una sola volta ci sono stato, praticamente sempre a Genova sono stato. Questi sono i compiti. Poi ovviamente non c'era niente di compiti così, questi erano i compiti principali. Con la questura d'Imperia c'erano rapporti, c'erano contatti, c'erano collegamenti? Certamente, noi ci presentavamo sempre, accidenti, andavamo in un'altra città, era... pensate, un atto di cortesia presentarsi al... No, dicevo se c'era un coordinamento con il servizio che svolgeva a sua volta la questura d'Imperia. C'era un servizio di vigilanza, poi ci sono state delle esigenze, per esempio, siamo andati, lui ha avuto bisogno del dentista, che ci siamo rivolti alla questura d'Imperia, non sapevamo a chi rivolgersi, siamo rivolti con loro. Qualsiasi problema al di fuori del nostro servizio andavamo con la questura d'Imperia, con cui io ci andavo ogni giorno andavo a Imperia. Perché lì parlavo, telefonavo a Palermo, mi facevo vedere, mi sembrava un atto di doveroso. Eravamo fuori città, in una città nuova, a farsi vedere, mi pare anche... Senta, questo lei ricorda i periodi, insomma li abbiamo nel corso del processo ricostruiti, i periodi della sua presenza scaglionata a San Bartolomeo? Guardi, proprio perché sono stati... ribaditi, proprio perché ci sono gli atti, sì. Oggi posso proprio dirgli sicuramente quali sono stati. Io sono partito per San Bartolomeo a ottobre 94, novembre 94, dicembre 94. A gennaio non sono partito perché ho avuto ferie, aspettavano pure a noi. A febbraio 95 sono riandato a San Bartolomeo, ho fatto il turno. Al ritorno dal turno di febbraio ho presentato domanda per la sezione PG di Palermo, a febbraio 95. Marzo 95 sono ritornato a San Bartolomeo, poi siccome erano ritornati i colleghi che avevano frequentato il corso sovrintendente, sono subito stati messi nel turno e io da marzo a maggio non sono andato più a San Bartolomeo, ho avuto il più lungo periodo di assenza, 3 turni, 45 giorni, per 45 giorni sono andato. Francamente ero convinto, devo dire la verità, ero convinto che... perché dopo marzo mi avevano detto che il procuratore Caselli, Pignatone, avevano scelto il mio nome per essere promosso, e dice, guarda, a breve sarai trasferito, questo a marzo, quando tornai. Io ero convinto, va bene, a breve, quanto sarà a breve? Purtroppo, chissà chi ha fatto ritardi, ed ora mi trovo a vivere questo calvario, neanche dovevo andare più. Vabbè. E c'è l'ultimo periodo che... Maggio 95 dal 10 al 26. Ora le chiedo, sono stati ricostruiti e sono stati anche via indicati le persone che con lei erano di turno di volta in volta. Questo gruppo stanziato a San Bartolomeo era diretto di volta in volta da chi? O meglio, chi era più alto in grado tra di voi? Per tabula se le dico, 10-18 ottobre con ammirata dell'epoca. Guardi. Io sono stato quasi sempre il capo pattuglia,
il più alto in grado, perché era un compito che un sottufficiale poteva, non c'erano grandi problematiche che dovessero affrontare, che richiedeva un più alto in grado, era sufficiente un sovrintendente fresco di corso. Io sono sempre stato, anche con Ribaudo, con gli altri precedenti, sempre io. Con Ribaudo ho fatto un solo turno, quello di maggio, per cui quello, in quel turno di maggio ero presente. L'unico turno in cui non sono stato capopattuglia è stato il turno di dicembre. Il turno di dicembre non ero capopattuglia io, bensì era un ispettore della donna della squadra mobile. Zabot, forse? La Zabot. Allora, le chiedo, quali erano, diciamo, gli ordini di servizio interni, quali erano le direttive alle quali lei si doveva attenere come capopattuglia, e cioè nei rapporti che venivano quotidianamente gestiti con Scarantino? Bizzoso, insomma, conosciamo la storia. Lei doveva rapportarsi, qualora fossero sorti problemi, con chi? A Palermo. Qual era la catena di comando? Nel momento in cui Scarantino doveva avanzare... Non c'erano ordini specifici. Il nostro compito era la scorta. Poi ovviamente in 15 giorni contatti giornalieri, ma è ovvio che possono nascere problemi, ma eravamo più che altro noi a doverli gestire. L'ufficio, meno lo disturbavamo, meglio era. Imperia non ci voleva, per cui faceva molte resistenze su qualsiasi problematica, devo dire la verità. Ora, per cui il problema, se potevamo risolverlo noi, era meglio. Se non potevate risolverlo voi? Bisognava vedere che tipo di problema. Al dentista vado vado da Imperia. Se vuole più soldi, a chi lo dico? Lo dico a Imperia, lo dico a Roma, a Palermo, non lo so a chi lo devo dire. Se vuole che i bambini vanno a scuola perché non ce la fa più con i bambini a casa, vado a chiederlo a Imperia. Che c'entra Palermo? Penso che... Non lo so, poi Imperia sarà che... A seconda del tipo di problema. Questi erano i problemi che avevo. Diciamo, problemi quotidiani. Per i problemi diciamo logistici è ovvio che si cercasse una soluzione in loco. Per quanto riguarda invece problemi che riguardavano la scelta collaborativa di Scarantino, e cioè l'intenzione a volte manifestata di non collaborare, l'intenzione di voler cambiare luogo di dimora perché ritenuto non confacente alle sue esigenze, cioè per questioni che insomma esulavano dall'ordinaria amministrazione e che in particolare riguardavano il contenuto della sua collaborazione. Il processo è pieno, insomma, a parte le dichiarazioni di Scarantino, ma insomma è pieno di indicazioni che danno lo Scarantino come particolarmente esuberante, effervescente e anche, diciamo, non proprio certo della scelta che aveva effettuato. Ma guardi, che riguardo alla sua collaborazione, io non le posso dire niente, perché con lui non ho avuto discorsi del genere. Lui voleva andare via, voleva andare via molto spesso, non è che voleva andare via, lui ce l'aveva con la vigilanza, guardava la moglie, sempre lì, basta, cambiatemi, voglio andare... Ma lo faceva perché aveva un problema con la vigilanza. Ah, basta, voglio tornare perché qui i bambini non vanno a scuola, io sto impazzendo. Era un problema non di collaborazione, aveva dei problemi di vita quotidiana che noi dovevamo risolvere. La collaborazione, come ho detto sempre, non ne abbiamo mai parlato. Ma cosa devo parlare che non sapevo niente? Lui lo sapeva benissimo, non mi aveva mai visto, faceva sempre i nomi dei soliti quando parlava del gruppo. Non è che faceva il nome mio, perché io non ho mai partecipato a queste indagini. Con la collaborazione non ho mai parlato con Scarantino. Non c'è mai stata nessuna interlocuzione con Scarantino, avete all'oggetto il contenuto della sua collaborazione, le difficoltà incontrate, cioè questo tipo di interlocuzione con voi non c'era. Ma che cosa... È una domanda legittima. Ma non capisco quali... Lei non capisce la domanda. Noi capiamo perché dobbiamo fare questa domanda, poi lei capisco meno, però risponda, se vuole rispondere. No, io rispondo dal 1998, che io ho detto che questi pezzini li ho scritti io, e lui diceva che li aveva ricevuti dall'avvocato Falzone, dalla dottoressa Palma, e i bigliettini erano già inseriti, e io mi sono infilato in questo calvario già dal 98, perché ho detto la verità, ed ora devo sentirmi questo, e io non ci sto, questo è... Pubblico Ministero, dico, se possiamo evitare espressioni nei confronti di un imputato che rende l'esame, e noi diciamo se lei vuole rispondere, a me pare che abbia risposto e sia disponibile a rispondere a tutte le domande. La interlocuzione, se lei vuole rispondere, lascia intendere che non abbia risposto e che non voglia di rispondere. Questo non mi pare che sia avvenuto. Io insisto perché per il semplice motivo, scusi Presidente, in assoluta serenità,
che se il testo, scusate, se l'imputato riferisce che non capisce il senso della domanda e per cui diciamo non capisce cosa voleva dire. E allora vabbè, se lei, il contenuto è lei, sul lei senso della domanda, io penso che debba rispondere se senza, diciamo, entra su questo terreno senza fare, diciamo, commenti. Io capisco, sì, ma non capire significa, mi perdoni procuratore, non capire significa anche che magari se lei avesse detto Scarantino le ha mai rappresentato questioni non facciamo l'interpretazione, avvocato, l'imputato evidentemente non ha compreso il senso della domanda. Scusa, è seduto per rispondere a delle domande, bene, si trova avvocato, imputato. Adesso basta. Non è possibile fare l'esame in questi tempi. Adesso basta. L'esame è condotto in maniera corretta e il pubblico ministero può proseguire. Grazie, Presidente. Allora, sto riprendendo il filo, se ci riesco. Eravamo rimasti appunto che non è stato mai oggetto di interlocuzione l'attività di collaboratore, l'oggetto della collaborazione di Scarantino. Quindi, se ci vuole descrivere qual era il rapporto all'interno, voi lavoravate all'interno dell'abitazione o all'esterno? Noi lavoravamo, no? Questo è un termine... Sì, no, se deve sindacare abbastanza... anche i verbi. Allora, no, lei, voi stavate lì per lavoro, no, perché... mi consenta. No. Ha detto che non avete avuto interlocuzioni. Voi eravate per fare questa attività all'esterno dell'abitazione e attendevate che uscisse. Oppure... Sì, ma pubblico ministero, bisogna intendersi. Perché lei ha detto che voi non avete avuto interlocuzione. La domanda è... Non cambi le parole. L'imputato non ha avuto interlocuzione. Avvocato, se lei urla, mi fa piacere, perché, però io ci sento benissimo. Quindi può anche rimanere la discussione in una confinata in toni più pacati. La domanda era semplicissima, se aveva svolto la sua attività sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. Non c'è niente di offensivo, niente di provocatorio. Smontiamo questo clima, perché altrimenti dovremo sospendere ogni 10 minuti. È chiaro? Bene. Il nostro compito, ripeto, era la scorta dei familiari, la scorta della moglie, dei figli e la sua scorta quando andava a Genova. Ovviamente noi, quando la moglie, questo perché lui era molto gelosa, quando la moglie doveva uscire, lasciavamo uscire la moglie con la collega. Ovviamente la moglie e la collega si prendevano la macchina e se ne andavano a fare quello che dovevano fare. Cosa dovevamo fare? Noi stavamo lì con lui. Questo, quanto ci stavamo? 10 minuti, si durava 10 minuti. Mezz'ora, se stavano fuori mezz'ora, tempo di fare quello che devono fare, tornavano e ce ne andavamo. Pomeriggio portavamo i ragazzi, i bambini, li andavamo a prendere perché facevano turno unico, li facevamo prendere e li portavamo dentro, prendevamo accordi per sapere se il giorno dopo c'era bisogno che venivamo, a che ora dovevamo venire, se c'erano problemi, se non c'erano problemi, se lui non c'aveva nessun altro problema da sottoporci. Una volta era la tubazione questo è quello che mi ricordo, la tubazione della cucina che perdeva, l'antenna del televisore. Non c'era niente, per cui tre giorni per parlare su un animale da compagnia che ha dovuto comprare per poi ridarlo. Vabbè, se non c'era nient'altro, ce ne andavamo via. Se no, si parlava lo stesso necessario per quello che serviva in base al problema sordo e poi andavamo via. Questo è. Noi senza motivo non restavamo dentro casa. Se non c'era niente, e uscivamo. Assolutamente. Okay. Quindi non era una presenza continua, era una presenza saltuaria dentro questa abitazione. Noi andavamo, guardi, allora glielo dico, andavamo la mattina a prendere i bambini per andare a scuola, ma neanche entravamo, lui guardava dallo spioncino, sapeva l'orario. Quando ci vedeva arrivare, i bambini uscivano dall'abitazione, salivano in macchina e andavamo via. Andavamo poi a metà giornata, 11, 11 e mezzo, perché all'epoca non c'erano i negozi sempre aperti, si chiudevano. Per cui 11, 11 e mezza, per la moglie che usciva a fare spesa, piccoli acquisti. Il pomeriggio andavamo a prendere i bambini che facevano orario unico, li andavamo a prendere, li accompagnavamo a casa. Se ci prendiamo appuntamento per il giorno dopo, oppure se appunto c'erano questi problemi quotidiani, di vita quotidiana, andavamo via. Ma questo era, non c'era, cioè per stare dentro non, senza motivo, no. Questo era lo svolgimento. In caso... avessi avuto bisogno di voi, come vi contattava?
come ha fatto sempre. Bastava che apriva la porta, subito i colleghi all'esterno si avvicinavano. Che c'è? Devo parlare con quelli di Palermo. Chiamava la radio e ci chiamava il 113. Prima via radio, se eravamo in zona, non andavamo. Oppure ci contattava in albergo quando ci trovava. Lei ricorda se aveva un'utenza telefonica in uso? Se era installata un'utenza telefonica nell'abitazione di Scarantino? Guardi, ovviamente allo Stato non posso dire no, ma i ricordi dell'epoca è che io non ho mai visto il telefono nella sua abitazione, non so neanche dove stava. Non ho mai parlato con lui di telefonate, telefoni, mai ho parlato con lui. Io non ricordo nessun telefono, assolutamente, e nessuna occasione di aver parlato col telefono. Non me lo ricordo questa cosa. Quindi scusi, non è mai capitato, non ricorda se Scarantino utilizzò un'utenza telefonica che oggi possiamo dire sulla base di quello certo. Che sappiamo durante il processo. Lei non ricordava se utilizzò mai questa utenza per contattarvi o per contattare altri uffici? No. Non, per contattare altri uffici, se contatta altri uffici noi che ne sappiamo, non è che per noi non ci ha mai contattato, è questo, gli altri uffici, mica me lo diceva che aveva contattato uffici, con me non parlava di telefonate, anzi meno parlava meglio era con me. Quindi non c'era nessuna particolare confidenza, dico, non c'era estratto un clima di confidenza, diciamo, che andava a che induceva Scarantino ad aprirsi, a fare confidenza a lei o altri suoi colleghi? Gli altri colleghi risponderanno loro. La confidenza cosa si intende? Lui non è il problema, anche se aveva problemi, me diceva sul quotidiano, ma non è che aveva confidenza, sai, io raccontare. Erano confidenze, cioè confidenze, per tutti. Erano tutte le nostre comunicazioni erano limitate alla vita quotidiana, ai problemi della vita quotidiana. Questo era. Forse sono stato io. Quando ho saputo che la moglie fu picchiata da Scarantino e se mi capitava di non vederla un giorno, io, questo forse sì, forse restavo, cercavo di vedere, di costringerlo a trovare una scusa per vedere la moglie, ero preoccupato per la moglie, per cui confidenza, qualche cosa, forse gli parlavo, ma erano questi gli argomenti, vita quotidiana e questa paura per la moglie e i bambini. Avevamo saputo che aveva picchiato la moglie, facendo dei segnali, e io ero spaventato all'idea che lui l'avesse fatto pure sul mio turno. Non l'avrei niente, non... Se non la vedevo, vabbè. Comunque, nessuna confidenza con Scarantino, non era proprio persona con cui potevi avere confidenza. Ok. Senta, io le volevo mostrare che abbiamo organizzato un servizio, diciamo, che le consentirà più agevolmente di fare le verifiche attraverso il video, attraverso lo schermo. Le volevo mostrare questo famoso brogliaccio di intercettazioni telefoniche che inizia a dicembre e termina nell'estate del 95. Sì. E le volevo chiedere innanzitutto se lei riconosce le firme che sono apposte in calce ai vari fogli del brogliaccio. Quindi se quella è mia, può certo. Partire con il foglio numero 1? Sì, questa è la mia. E allora, questa è il foglio numero 1 del brogliaccio su sì. Carta intestata della squadra mobile d'Imperia, questo, sì. Questo primo foglio. Dell'inizio di ascolto risale al 22 dicembre del 94. Sì. Quindi c'è questa inizia nella parte sintetica c'è scritto prove Telecom, inizio ascolto, bobina 8 eccetera. Certo. AG numero 2/94, abbiamo imparato a capire anche questa terminologia. In calce lei nota se l'operatore, ecco. Sono, ci sono queste due firme. Se quali due firme? Una sola io ne vedo. Sì. L'altro è il sovrintendente PTS, Polizia di Stato. Okay. Ma te Fabrizio, sono io. Va bene.
Ed è il periodo che lei ha detto, il periodo di natalizio, diciamo, della sua permanenza. Allora, il periodo natalizio, questo è l'intercettazione è del 22, mi pare. Era, sì, per il periodo, sì, era, il 22. Era il turno in cui era capo pattuglia l'ispettore Zabot, e io sono tornato a Palermo, questa del 22 al 26, per cui avrò fatto 4-5 giorni di intercettazione a dal dicembre. 20, dal 22 al 28 risulta qui, sì. Dagli atti la sua presenza a... Vabbè, 28, sì, vabbè, 27, quello che se 5 giorni, 6 giorni, perché questo è a dicembre. Sì, quindi questo lei ha svolto, ci spiega come funzionava questo servizio? Allora, il servizio funzionava che... Come era organizzato? Quello che mi ricordo era che era, io neanche mi ricordo neanche dove si svolgeva, perché forse guidava la gente, e uno se non guida non ricorda la strada, neanche ricordo dove era. Era un servizio di ascolto che era stato detto che era stato approntato per verificare se Scarantino avesse contatti con altre persone, comunicasse il suo luogo dove era detenuto, se qualcuno entrasse in contatto con lui per indurlo a ritrattare. Non avevamo nessun obbligo di presenza, era un servizio che non richiedeva nessun obbligo di presenza, non era stato richiesto nessun obbligo di presenza, potevamo andarci una volta al giorno, una volta a settimana, due volte al giorno, non c'era niente. Scusi. Era un servizio, era un servizio che non aveva finalità di indagine. Per cui, contrariamente a quelli di finalità di indagini dove quando incontri il superiore, il dirigente, sei martellato. Che dice il telefono? Come va l'intercettazione? Perché deve uscire fuori per forza. Chi è che lo diceva questo, scusi? Eh? Chi lo diceva? No, nessuno. Dico, siccome non era un'intercettazione per fini di indagine, non aveva nessuna influenza sull'indagine, non c'era nessuno, come capita quando si mettono i telefoni per fini di indagine, che veniva a martellarti ogni giorno. Ma che dice il telefono? Novità, perché servono riscontri al telefono. Di questo telefono io non ricordo una sola persona che mi abbia detto: ma come va il telefono? Cosa dice il telefono? È un telefono che non era messo lì per precauzione ed era stato abbandonato. Noi ci andavamo quando volevamo, non avevamo una presenza. Visto che lei da chi riceve indicazioni su questo servizio, visto che ovviamente era un'iniziativa che proveniva dai suoi colleghi di Palermo. Guardi, il capo pattuglia era l'ispettore Zabot. Può darsi che me l'abbia detto l'ispettore Zabot, può darsi che me l'abbia detto Imperia che ha fatto. Io non ho contezza di quando è stato messo materialmente di questo. Non ero capo pattuglia in quel periodo. Non ero capo pattuglia. E poi, non lo so. Scusi, la firma è sua. Certo. La grafia relativa al riassunto, la sintesi della conversazione... È anche sua o della odio collega? No, sembra mia, sì. Ecco, l'attività di ascolto chi la svolgeva? Nel mio turno la svolgevo io. Nel mio turno. Quindi, tutte queste considerazioni, la sintesi di tutte queste conversazioni vengono svolte da lei. E questa le dico pure un'altra cosa, è assolutamente anomalo che ho fatto un resoconto su un brogliaccio, perché un brogliaccio di solito, da quello che mi hanno sempre detto in 40 anni di servizio, era un atto interno nostro, dove bisognava essere il più sintetici possibili. Era solo un promemoria che doveva servire anche per i colleghi successivi per sapere quello che importava. Se c'erano telefonate importanti, si faceva la trascrizione. Queste cose l'ho fatte perché non sapevo a cosa serviva. Io non riuscivo pure a capire molto spesso, per cui non sapevo. Io scrivo tutto quanto, poi non lo so cosa vogliono sapere, perché se no non ha senso scrivere così tanto. Non ha senso. È proprio il contrario, è la sintesi in un brogliaccio, non è un così lungo. Sì, questo lo vediamo, ci sono lunghe. Questo perché ero ancora all'inizio e non sapevo bene come comportarmi. Comunque lei dice, non aveva, scusi Matteo, lei dice comunque sia, non c'è, la cosa che interessa a non sapere, se tutto questo lei riversava a qualcuno. Lei dice, non ha memoria di avere avuto, diciamo, un contatto giornaliero, cioè nessuno le ha chiesto, la sera mi chiami e mi dici questo che ha detto. Ma pure quando tornavo non ricordo nessuno che mi abbia chiesto, ma i telefoni che dicono, come va? Nessuno, non me li ricordo.
Questo RT ha dato problemi nel corso, nei vari periodi in cui lei è stato poi a San Bartolomeo, ricorda che c'erano dei problemi tecnici. Posso leggere il brogliaccio che ho? Andiamo avanti, cioè pian piano lo stiamo confusando. Se lei ce l'ha, prego. Non glielo dico, se no stiamo facendo 100 rotte pagine. Certo. No, io l'ho messo qua per perché lei lo potesse... No, quello possiamo vedere. Se lei ce l'ha in c'è stato mano, un primo traslatore, vediamo. Un primo cambio traslatore a foglio 21. C'è stato un cambio traslatore. Sì, però il foglio 21 non c'è nel suo periodo. E questo lo vediamo dal foglio 21 perché... Però non è il suo periodo, giusto? Perché siamo... Ma lei vuole nel mio periodo? No, io sì, voglio che commenti intanto il suo periodo. Voglio ricordare. Guarda, se lei... Io nel mio periodo... Se ricorda, ci nel sono mio stati... periodo, posso... Ormai è noto quello che dobbiamo fare. Nelle telefonate quelle insegnate dai colleghi, posso dire. Ma io non ricordo... Cioè, dovrei andare ora a rivedere tutto. Questi erano quelli, chiaramente. Poi, il trovare l'anomalia, il trovare la criticità, come per usare un termine caro ai colleghi del utilizzato, bisogna avere i nastri originali e bisogna avere i nastrini, perché senza nastri originali e senza nastrini non possiamo fare nessun confronto, perché non compaiono tutte quelle indicazioni che invece compaiono sul display dell'RT2000, per cui tutto quello che io dico è perché lo leggo sul brogliaccio confrontando il nastrino. Okay. Ma se ci sono cose in più, bisognerebbe avere il nastrino e il nastro. Così non si può. Sì. Però ci sono. Ma lei sa che questo lavoro è stato fatto, insomma, sono state depositate nel corso del dibattimento? No, non sono state fatte perché qua io ho tante criticità, non solo nel mio, tanti errori dell'RT2000, malfunzionamenti dell'RT2000, non nel mio periodo, che non ho mai sentito, sembra che questo servizio, l'RT2000, sia stato, era una cosa assolutamente affidabilissima, non è così. Quando si fa un'intercettazione, la prima cosa che si organizza è il servizio di ascolto. Il servizio d'ascolto prevede la copertura dalle 8 alle 20, almeno, perché ho fatto servizi pure che prevedevano estorsioni, servizi addirittura in centrale, servizi dalle 8 dalle 0:24, cioè per 24 ore. La presenza dell'operatore all'interno, mi scusi, la presenza dell'operatore in sala ascolto, da un lato consente di sapere immediatamente qualsiasi cosa sta succedendo di malfunzionamento dell'RT2000, dall'altro consente di evitare che ci siano malfunzionamenti, perché se la cinghia del nastro è lenta e non parte, si dà un piccolo colpo e riparte, non c'è bisogno di scrivere o avere un problema successivo nella telefonata. Se il nastrino si inceppa, si tira e va avanti. Se c'è un cavo che si sta allentando, per cui c'è un piccolo malfunzionamento, si mette il cavo. Se c'è la linea che si allinea, si mette e va tutto a posto. Per cui, prima di dire che un servizio di intercettazione sia strano con tutti questa anomalia, vediamo perché, confrontiamolo con un altro che non abbia avuto un operatore costante per 24 ore o per 12 ore dalle 8 alle 20, vediamo un RT2000 lasciato in balia a se stesso cosa succede. L'operatore è anche questo, l'operatore consente che vada bene l'intercettazione, che tutto proceda liscio, si sa tutto quando c'è l'operatore, problemi e non problemi. Senta, al foglio 13 le chiedo se riconosce la firma in calce. No, non la riconosco, non so chi sei. No. Vice sovrintendente. Cioè a destra sembra Valenti. A sinistra c'è una sigla sotto gli agenti operanti. No, non riconosco né l'una né l'altro, non le riconosco. E da lei ha sentito, ho avuto modo di sentire l'esame di Valenti. Sì. Lei ha mai avuto notizia di questo, ha mai avuto sentore di questa indicazione fornita da Valenti circa delle interruzioni nel corso del servizio di intercettazione, interruzioni diciamo manipolative, volute? 40 anni di servizio, nessuno mi ha mai parlato e nessuno mi ha mai chiesto di telefonate staccate, interruttori staccati volontariamente. Mai nessuno mi ha fatto richieste del genere.
Valenti, lo so, chiedete a lui, non lo so. L'unica cosa che posso dire, però, se posso, è che quello che ha descritto Valenti lo può fare sentire a qualsiasi operatore e le dirà che sta descrivendo un cambio di traslatore, perché avveniva così il cambio di traslatore. La telefonata dell'operatore della SIP dice: sono in linea, sono a posto, possiamo iniziare il cambio. Si staccava, si bloccava, faceva tutte le operazioni e quando riattaccava il nuovo traslatore si sentivano pure le voci, perché loro provavano: siete a posto, a posto, siete a posto. Poi ci ritelefonavano, dice: tutto a posto, possiamo fare le prove tecniche. Si riattaccava e c'erano le prove tecniche. Per cui quello che ha descritto Valenti è chiaramente, l'ho detto, la telefonata, è un cambio traslatore, perché nessuno mi ha mai detto in 40 anni di servizio o ho mai saputo che ci siano stati episodi del genere. Mai. Senta, ritroviamo la sua firma, o almeno quella che ci sembra la sua firma, al foglio 40. Sì. Siamo al... qui c'è scritto al 2 febbraio. C'è un errore, gli errori erano... uno, c'è scritto 1 maggio 95 e 1 sì, febbraio. Purtroppo capitava spesso nella numerazione, nel vabbè, questo è, capitava che si saltavano numeri, infatti si correggeva alla fine infilando o scrivendo bis o mettendo fogli bianchi col numero e barrando, si correggeva così il brogliaccio. Qui siamo nel periodo, nel, diciamo nell'ulteriore periodo di sua permanenza a San Bartolomeo, che per tabula si risulterebbe dal 31 gennaio al 15 febbraio. Le chiedo se è in grado di indicare a chi si riferisca la sigla sul, apposta sugli agenti operanti. Mi ricordo lei in quel periodo era in servizio, in trasferta con Santoro e Giunta. Guardi, per consuetudine, e questo accadeva sempre, non accadeva solo qui, di solito il brogliaccio si firmava solo la persona presente in sala scorta. Poi eventualmente o una volta ogni tanto, a seconda se l'intercettazione era molto lunga, si portava in ufficio e il responsabile del servizio firmava, oppure a fine servizio faceva tutta la firma il responsabile, tutti gli agenti. Per cui il fatto che erano con me Santoro è giunta non credo proprio che siano loro, assolutamente non firmavo solo io e c'era una sola firma quando poi queste si vengono fatte dopo. Anche in questo caso le chiedo se nel corrispondente periodo la sintesi delle conversazioni l'ha fatta lei, se quindi questa è la sua grafica. Mi scusi, mi ricorda la pagina? Dunque, eravamo a pagina 40. 40. 40 e seguenti, dunque. Sì, sì, sì. Sì. Senta, non ho chiesto una cosa. Lei ha mai accompagnato in quel periodo Scarantino? In quel periodo quale? Ah, in genere. Sì. Nel corso dei vari periodi in cui lei è stato a San Bartolomeo, se le è mai capitato di accompagnare in trasferta Scarantino? In trasferta lo accompagnavamo il più delle volte a Genova per questi interrogatori. E una sola volta l'ho accompagnato a Roma, a maggio del 95, con Ribaudo. E con Ribaudo anche è stato l'unico servizio che ho fatto con Ribaudo a San Bartolomeo. Il periodo, diciamo, in cui Cascantino fu esaminato per la prima volta. Esattamente, sì. No, per una questione di ordine, c'è una pagina, foglio 46, si parla della varia tecnica dell'RT 2000 che viene azzerato. Prima di passare a questo punto, le volevo chiedere se qui spesso si parla di contatti tra Scarantino e l'avvocato Falzone. Ma questo avvocato Falzone lei l'ha visto mai? Cioè, si è mai presentato a San Bartolomeo? Cioè, è mai venuto a San Bartolomeo a parlare con Scarantino, a chiarire vari punti? L'avvocato Falzone, cioè, a San Bartolomeo
non è mai venuto nessuno nei miei turni. Mai nessuno, avvocati, PM, polizia, amici, nessuno. Siamo sempre stati solo noi e quindi, basta. Quindi per completare, avvocati, amici, nemici e funzionari, anche funzionari, il dottor La Barbera, il dottore Bo, chiunque, dico, in quel periodo non c'è stato, oltre voi distaccati, non c'è stato mai la presenza di personale della polizia, diciamo, in trasferta. Io nei miei turni non ho mai visto nessuno, o perlomeno nessuno si è mai presentato a me. Io non ho mai visto nessuno. Okay. Mai. Nessuno si è mai presentato. Mi ha mai detto, assolutamente. Allora, in questo pagina 46 c'è questo riferimento alla avaria tecnica. Come ha detto lei, occorre, ed è stato fatto nel corso del processo, fare un collegamento, un link con la carta termica, con lo scontrino e con quanto emergeva dal nastro. Questo lavoro è stato fatto, lo faremo per questione di ordine, diciamo, adesso per poter consultare la documentazione la faremo più tardi. Tanto le chiedo se così al lume di naso qualcosa le risulta o in grado di riferire qualche altro ulteriore aspetto, allora, di questa avaria che viene segnalata al giorno 6 febbraio. Se lei mi chiede se mi ricordo io dell'intercettazione, particolari non ricordo. Se lei mi chiede cosa ho da dire su questo punto, io posso rispondere. Prego. Ripeto, io non ho avuto i nastri, io mi baso sul brogliaccio e sul nastrino. Prendo il nastrino. Secondo. Ecco, ti pareva per controllare. Un momento, questo andare. Eccolo qua, l'avevo messo male. Pagina 46, ha detto, mi scusi. Sì, 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 46. Per avaria tecnica. Allora, mi stavo confondendo, pensavo fosse un altro riferimento, invece ce l'ho qua, chiedo scusa. Io non ricordo questo particolare, assolutamente. Vedo la fotografia del nastrino strappato, vedo la fotografia del nastro, dello strappo irregolare, e già questo posso dire che è uno strappo casuale, perché il nastrino, quando si doveva tagliare, perché capitava, quando c'erano dei telefoni con pezze commerciali, di solito, che era molto lungo, siccome era un piccolo nastrino, proprio piccolo, una striscetta, che veniva poi riarrotolata su se stessa e chiusa con una graffetta. Molto spesso, se si avvolgeva molto nastrino, era molto pesante e si creava una specie di zavorra che dava fastidio e rischiava di rompere, appunto. Per questo si tagliava. E per tagliare il nastrino si piegava e si strappava. Non si tagliava così con il bordo irregolare, perché si rischia di strappare anche dei dati scritti. Per cui, già vedendo questo, mi sono detto, va bene, qua sembra che questo innanzitutto è un strappo irregolare. Perché c'è uno strappo irregolare? Sono andato a guardare le altre telefonate, perché se uno si ferma al singolo episodio e non va a verificare, ma è ovvio che c'è una visione parziale. E io vedo, alla pagina, la prima pagina, la pagina precedente, progressivo 75, 76, 77, non gli so indicare quale, perché io non ho il nastro. Scusi, allora facciamo una cosa. No, ti è fatta la domanda, si consente all'imputato di rispondere, anche perché facendo. Sta riferimento, sta riferendo su circostanze obiettive, cioè fatti, non su sta riferendo su altre cose, non su quelle che le sono state contestate. Non solo, ma sta riferendo opinioni, non è il caso di fare allargare la cosa a cosa. Allora noi abbiamo su questo punto, è bene fare chiarezza, Presidente, noi abbiamo avuto, uno, dei signori che sono venuti qui sulla base del nulla, a riferire di intercettazioni di cui non sanno nulla, di cui abbiamo una perizia che abbiamo chiesto, che il tribunale ha ammesso e che non abbiamo ancora fatto. Non è accettabile.
responsabile, Presidente. Noi non abbiamo avuto il nostro consulente e chiederemo. E ora, sulla base di quello che qui è stato supposto, ipotizzato, senza alcun elemento, non si consente all'imputato di rispondere. Presidente, questo non è ammissibile. Va bene, avvocato. Avvocato, però... io questo tavolo, no, Presidente, non è ammissibile. Presidente, mi scusi, se questo deve essere il tono con cui si deve andare avanti per questo esame, questo non deve essere perché, allora, io ho piacere di parlare pagatamente, ma non è che manca a me la voce per rispondere in questo modo. No, lo ripeto, ho fatto le prove audiometriche e ci sento benissimo, avvocato. Quindi questo modo di fare e di rispondere su interlocuzioni che sono assolutamente pacifiche nella dialettica processuale. E allora, non si permette all'imputato per quale motivo? Allora, si permette all'imputato di rispondere. L'ho già detto, si permette all'imputato di rispondere. Voce, e se spero che sia l'ultima volta che mi dà sulla voce, perché, ripeto, sono qui per fare un esame. O torniamo al processo. E se questo deve essere il sistema di rispondere ogni volta che la domanda o la risposta non le calma, le dico, avvocato Seminara, anch'io devo alzare la voce, lo faccio pagatamente, spero che questo esame possa essere fatto pagatamente. Se alzerò la voce, continuando a darmi su alla voce, ripeto, avvocato, che ci sento benissimo, avvocato Seminara. Io vorrei scusarmi col tribunale e col dottore Paci per il, diciamo, l'eccesso processuale, non me ne voglia il tribunale, chiedo scusa ovviamente anche al dottore Paci, grazie. Sì, questo è molto apprezzato dal tribunale. Il tribunale ricorda che il dibattimento deve svolgersi con toni sereni, pacati, e che il pubblico ministero ha il pieno diritto di fare le sue domande, seguire il proprio percorso, così come lo avrà lo stesso diritto il difensore. E, naturalmente, il tribunale non vuole più essere costretto a fare questo tipo di interruzioni, perché nel caso avvenisse nuovamente questa cosa, si prenderanno i provvedimenti conseguenti.